lo abbiamo catturato alla prima sosta, il sindaco di Fesa Grandinari, l'abbiamo visto partecipe in prima linea di questa grande, chiamiamola così, festa. Sindaco, a caldo, come sono andati i primi chilometri? I primi chilometri sono i migliori, il bello comincia da adesso, però con la passione e la devozione che abbiamo, ogni fatica diventa una nullità, quindi arriveremo questa sera alle 7:30 circa a Nuova Cliterna, ma arriveremo veramente freschi sia di fisico che di animo. Un ringraziamento ai pellegrini per la grande partecipazione che sinceramente non ci aspettavamo, alle rispettive proloco che si sono adoperate in questi giorni per organizzare al meglio il transito e anche i punti di sosta, al sindaco, al collega di Fresa che è una persona squisita ed amabile con il quale sicuramente ci sarà modo anche di organizzare altre iniziative. Questi paesi che sono collegati dalla spiritualità è un elemento importante, soprattutto permettetemi di fare un lancio legato più al nostro territorio, alla territorialità delle zone che verranno toccate. Per noi è anche un momento per la promozione del territorio. Da un po' di tempo a questa parte il turismo spirituale è molto sentito, molto percorso, i cammini della spiritualità sono molto percorsi, per cui anche questa declinazione per il nostro comune è assai importante.